Ciao ragazze, questo è il mio letto, scusate, c'è un po' di casino. È arrivato come vedete il pacco Avon e in pratica volevo fare un tranquillo video, ma mia madre mi fa: ma giri così, in condizioni così? Io ho detto sì. Mi fa: non puoi fare in modo di vedere solo i prodotti? Io ho detto sì, potrei, ma perché faccio così schifo? Diciamo che potresti fare di meglio. Così allora ho detto: vabbè, facciamo il video solo così, fidiamoci dalla mamma e non spaventiamo la gente. Poi in teoria il mio canale, cioè in teoria, il mio canale dovrebbe anche essere tipo prodotti make-up, quindi io dovrei anche essere un po' faiga, quindi d'ora in poi giuro che mi impegnerò ad avere un aspetto più ordinato. Più faigo come dovrebbe essere, giuro, parola di scout. Allora, questo è il pacco Avon. Posso anche farvi vedere l'indirizzo perché tanto non ci abiterò più qui. Però allora andiamo avanti. La campagna è stata fatta, la campagna, se non sbaglio, numero 7. Sì, qui come vedete abbiamo la campagna 10, quindi siamo più avanti con le offerte riservate a noi rappresentanti. Poi abbiamo i vari costi, eccetera, eccetera. Guardate che nervoso perché ultimamente me la sta facendo due volte che lo fa l'Avon. Spediremo appena disponibile, spediremo appena disponibile, appena disponibile. Lo stesso è successo nell'ordine scorso che dovevo avere più prodotti. Solo che non sono arrivati e la figura comunque ce la faccio io perché alle clienti dico: guardi, arriverà alla prossima campagna e anche in questa campagna non è arrivato. Vabbè, poi qui ci sono i prodotti in anteprima della campagna 10 e qui ci sono la campagna 8, quella corrente, qui in Liguria almeno. Allora, iniziamo subito. Mi è stato ordinato questo, che sono praticamente, ora qui non si vedono, non lo posso aprire perché ora mi è venuto in mente cosa sono. Sono le ballerine che si piegano e si possono mettere in borsa. Bellissima la cosa che non avevo notato, che praticamente c'è un sacchetto, una fodera, un sacchettino di velluto dove deporle. Fantastico. Queste ballerine le ha prese mia suocera. E il costo sono 7,95 euro. Poi, sempre mia suocera ha preso questo reggiseno che ha un costo di... Scusate, nel frattempo vi faccio vedere così. Il reggiseno costa 14,95 euro. Poi abbiamo questo che è un prendisole. Sempre 14,95 euro. Un semplice vestito di quelli larghi che stanno larghi da mettere al mare. Poi c'erano tra i saldi questo che è praticamente una sciarpa più, se non sbaglio, eccolo qua, il cappellino di Hello Kitty, molto molto carino. In saldo costa cappello più sciarpa 12,95 euro. Poi abbiamo prodottini vari, ok, aspettate che la metto, oh, ok, scusate il piede, il mio piedino. Allora, tiriamo fuori questa massa di roba, c'era in promozione i set profumi e il mio patrigno mi ha ordinato questo set qui, che a dir sua è veramente buono. E praticamente ci sono all'interno, a un costo di 15 euro, ho avuto il profumo, il deodorante e il deodorante in stick. È buonissimo perché solitamente solo il profumo costa sui 20 euro circa. E il profumo, per di più, nel catalogo sembra molto piccolo, invece guardate qui che ammasso di roba. Io e mia madre ci siamo spaventate in pratica. Cioè, è veramente grande, guardate in proporzione con la mia mano, se volete in proporzione col mio piede e quanto il mio piede. Sì, lo so, non è una cosa professional. Però è per farvi dire che è veramente grosso
come profumo, e in più ha un buon profumo che non è proprio male. Ecco, i prodotti, i profumi Avon, bene o male li apprezzano tutti, persino mia nonna, perché dovete sapere che Avon è talmente vecchio che anche mia nonna faceva la rappresentante Avon quando era giovane, quindi è una cosa che a me mi ha sconvolto la vita, si può dire. Quindi pensate quanto è vecchio, e mi diceva che Avon ha sempre avuto delle bellissimi, dei buoni profumi che tuttora sono ottimi, e ha sempre apprezzato le creme e la bigiotteria della Avon. Comunque questo set 15 euro e qualcosa. Poi la mia amica ha ordinato questo, che è il talco profumato. Oh mio Dio, sempre shimmer. Quella mi ammazza. Io glielo do così e faccio finta di niente. Io non so niente. È la seconda volta che ordino questo prodotto. Sono stata attenta questa volta a mettere il codice giusto e me lo dà di nuovo sempre con i brillantini. Io a sto punto me lo terrò io. Vabbè, e questo è l'Avon Soft Musk, praticamente un talco profumato con dei brillantini in pratica. Lei li voleva senza brillantini, ma pazienza, vuol dire che li prendo io. Poi mi è stato ordinato questo, sempre da mia suocera, quindi li posso mostrare. Non è che sono clienti che mi ammazzano se li mostro, ecco. Che sono un set di tre bracciali. Ah, il talco è costato 2,95 euro. Questo set di tre bracciali, con uno con perline bianche, uno con perline nere e uno con queste diverse perline tra l'argento, il grigio. Vedete? Ok, questo, vediamo se riesco a capire qual è. Non riesco a trovarlo questo, quindi non so se sia magari una cosa che ho ordinato io e non me lo ricordo e quindi non è inserito, o me l'hanno regalato l'Avon, non lo so, perché qui non la riesco a trovare. Ombretto, mascara, matita, spray, deodorante. Forse è un mio regalo, boh. Vabbè, è appena arrivato, ragazzi, non aspettatevi che io sappia tutto. Questo è invece un fondotinta, sempre ordinatomi dalla zia del mio ragazzo. È un fondotinta con tipo all'interno delle sostanze anti-aging. Infatti della linea Enuve, che come sapete è una linea anti-aging praticamente. Poi ce ne sono ovviamente dai 25 ai 30, eccetera, eccetera. Lei me l'ha richiesto scuro, e il più scuro che ho visto che c'era era questo qua. E ovvero l'SPF 15, ecco. Soft Honey praticamente. Ecco, Soft Honey è il più scuro che c'è della Enuve. Poi io per sì per no, io ho preso anche due campioncini, sempre del fondotinta, scusate ragazze anche per le mie bellissime gambe peluche. Ok, infatti io ho preso anche due campioncini delle tonalità più chiare, in modo che se era troppo scuro io ho detto di farmi sapere se questo natural beige o medium beige era più adatto, e magari per farlo cambiare. Ecco, questo costa 15,50 euro. Questi campioncini, ragazze, noi della Avon li paghiamo, a meno che non siate delle socie o junior oro, se non, no, junior platino se non sbaglio. E noi i campioncini li paghiamo, infatti questi due campioncini mi sono costati 35 centesimi l'una, quindi la bellezza di 70 centesimi, quasi un euro per due campioncini. Questo è per farvi capire la verità di Avon. Poi abbiamo questo set di praticamente lametta e un fiorellino che si attacca alla lametta, vedete? Questo era in saldo ed è costato praticamente pochissimo. Dai, ce l'avevo qui davanti.
Eccolo qua, 1,95 euro. Poi abbiamo questo bellissimo che io lo adoro. Scusate, metto da parte questo. Lo adoro perché adoro le cose così, in versione piccola, in versione pocket. Questo infatti vedete 30 ml ed è la versione pocket di Avon Femme. Eccolo qua. Guardate che bello. Cioè sono adorabili queste versioni pocket. Costano 6,95 euro. Ci sono di diverse profumazioni. Ci sono, se non sbaglio, della Femme e di altri due o tre. E ora non so se siano anche in campagna 8, però vedete perché c'è scritto Limited Edition, quindi non so se ci siano anche in campagna 8, ma se non ci fossero potete comunque chiedere alla vostra rappresentante di ordinarli, perché fino a un potete praticamente ordinare i prodotti precedenti anche in questa campagna, ecco. Poi abbiamo una penna normalissima, vedete, con dei sbrilluccichini semplice, molto semplice, pagata questa 2,95 euro. Poi abbiamo questo nuovo prodotto che, se non sbaglio, sarà in campagna 8. Ed è il 3-in-1 Gentle Aloe, sarà in promozione, quindi un prodotto novità e, se non sbaglio, costerà all'incirca sui 2-3 euro. Questo è uno struccante 3-in-1 con aloe vera e vitamina E. Questo l'ho preso per darlo in regalo come omaggio a mia suocera, perché lei mi fa ordini spesso belli, belli grossi, ecco. È l'unica che mi fa praticamente guadagnare all'Avon, perché se non avessi lei non riuscirei a fare nemmeno il minimo d'ordine, e quindi qualche volta come regalo ci faccio qualche cosa in promozione per me o in anteprima, ecco. Sono pensierini che secondo me siano giusto fare alle clienti che comunque mi spendono spesso più di 80-100 euro alla volta, ecco. Mi sembra giusto. Poi abbiamo questi tre prodotti, scusate, che sono, e allora mi volete fare una brutta figura? Oh, che sono questo matitone eyeshadow pencil super shock. Questo me l'ha ordinato sempre mia suocera, ovviamente, ed è questo duo di ombretti viola e rosa. Questo pagato 7,95. Poi abbiamo il nuovo mascara Big e Darling Black ed è quello che c'era in promozione sempre in campagna 7 a 7,95 euro, se non sbaglio. Sì. Ed eccolo qua, cicciotto. Con questo packaging così non glielo apro, ovviamente, perché non è mio, quindi figurati. Oggi sono più brava, ormai mi sto allenando ad aprire tutto con una mano. Poi abbiamo questa della Color Trend, che è sempre una matita non retraibile questa volta, ed è la Silver Sensation. Arriva. Nel frattempo che sto guardando dov'è il prezzo, giustamente. Ed è questa qui, quelle che io odio, devo essere sincera, io odio quelle dell'Avon, queste così, perché non durano e appunto c'è questa cosa che paghi un pacco per questo grammo di prodotto. Non ha senso per me. Allora, matita ombretto Sensation 3,95 euro, era in promozione, perché sennò solitamente costano anche di più. Ultimi tre prodottini sono questo, che è un orologio, ed è questo orologio qua, che sicuramente, ecco, questo è costato 19,95 euro ed è in plastica morbida praticamente.
Anche di questi mi hanno detto che gli orologi sono abbastanza validi, ovviamente non sono di quelli che vanno sott'acqua, che resistono agli urti, eccetera, eccetera, sono dei normali orologi. E le ultime due cose sono due smaltini, se non sbaglio. No, questo è lo smalto e questo è l'all over di colore Spark. Mi pare sia un illuminante. Ora vediamo subito. Ed è praticamente, sì, mi sembra che sia quello che ho ordinato io, che avevo ordinato anch'io, ovvero questo però è il... Eccolo qua l'obiettivo, scusate, lo Spark, ed è, vedete, Cream Color Leverage Rose, quindi può fare sia per le labbra che per le guance, e questo è praticamente quello più scuro, un bronzer, diciamo, della Color Trend, e questo è lo smalto Gel Finish, questo è il Perfect Pink, che apro. Ed è questo bellissimo rosa. Questo è costato 4,95€, 10 ml di roba. Ok, direi che questo è tutto, ragazze. Scusate l'inquadratura, vedete qua, bello che vuoto. Scusate se l'inquadratura trema, se ci fosse qualsiasi cosa di veramente orrendo. Ma siccome mia madre mi ha guardato e mi ha detto appunto che non era mai io che mi nascondevo, praticamente, mi sono fidata del suo buon gusto e ho evitato di farvi sentire male proprio. Niente, questo era tutto per la campagna 7. Come vedete non è tantissima roba, ma perché appunto avevo ordinato più roba, ma me la spediranno, si spera, al più presto. Scusate. Io nel frattempo vi mando un grosso bacio e ci sentiamo al prossimo, e ci sentiamo o ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!